Il secondo anno di scienze della formazione primaria mi è stato costretto a fare lezione nel cortile. La situazione delle aule nel nostro dipartimento è da anni che desta problemi. Infatti, nonostante la gestione delle aule sia centralizzata ormai, per il nostro dipartimento non vengono fornite delle aule adeguate. Non è un sistema educativo all'avanguardia quello che ha portato gli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Bari a fare lezione nel cortile interno dell'Ateneo, ma una semplice, per quanto assurda, carenza di aule, come spiega appunto TV Raffaella Ribatti, rappresentante degli studenti dell'Associazione Link. Sino allo scorso anno, le lezioni del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione si tenevano nei due plessi di Via De Rossi e Via Quintino Sella, ma quest'anno l'università non ha rinnovato il contratto di affitto, anche per la scarsa idoneità dei due edifici ad accogliere tanti studenti. L'amministrazione centrale si dovrebbe assumere la responsabilità di assegnare delle aule adeguate ai nostri corsi e soprattutto un numero adeguato di aule. E nel momento in cui non ci sono, dovrebbe provvedere a fornirne di più, nel momento in cui altri dipartimenti non possono cederle. Ad oggi, gli unici dipartimenti che hanno ceduto aule a Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione sono Giurisprudenza e Scienze Politiche. Una situazione di emergenza che però non è stata affrontata per tempo. Le lezioni sono iniziate a metà ottobre e finora gli studenti e docenti del dipartimento continuano ad arrangiarsi per fare lezione. Fino a qualche giorno prima dall'inizio delle lezioni non avevamo ancora la certezza di dove dovevamo stare, non avevamo la certezza se avremmo fatto lezione nel nostro dipartimento oppure no, e non avevamo comunque delle risposte anche da parte del rettore e dell'amministrazione.